Il Comune di Alanno per il terzo anno ha assegnato le borse di studio ad alcuni studenti più meritevoli dell'Istituto Agrario Cuppari. Si tratta della terza edizione dell'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale di Alanno, in particolare dall'assessore Gaetano Cuzzi, che ha conferito le borse di studio a 6 studenti dell'Istituto Agrario. I ragazzi hanno concluso il primo anno di studi e si sono particolarmente distinti per merito, soprattutto in un periodo quale quello del Covid, che non è certo semplice. Tra didattica a distanza e stravolgimenti vari. All'iniziativa hanno preso parte tra gli altri il sindaco Oscar Pezzi, la dirigente scolastica Maria Teresa Marsili, il vice sindaco Fabio Di Domizio, oltre ovviamente ai 6 studenti premiati. Ma l'iniziativa è partita dal mio grande assessore Cuzzi, che praticamente ha voluto in qualche modo incentivare questa scuola, cioè far notare che questa amministrazione è vicina a questa scuola e incentivando anche i ragazzi all'iscrizione, dando un piccolo contributo che poi vanno a coprire le spese generali per raggiungere Alanno, che è un po' fuori mano in realtà, insomma. La somma che noi diamo come premio può anche coprire le spese parte convitto per chi sta in convitto, perché chi sta in convitto aiuta sicuramente a contribuire sulle spese di trasporto, di gestione per la scuola. Ricordiamo che questa scuola è un po' distante dai centri normalmente dove stanno le scuole superiori, ma solo per questo e anche per questo è un istituto importante nel settore agrario che oggi dovrebbe essere uno dei fiori all'occhiello della Regione Abruzzo. L'Istituto Agrario Cuppari di Alanno è uno dei più antichi d'Italia e già si pensa ad un convitto per le ragazze, prosegue il sindaco, mentre la dirigente scolastica Marsili. È sicuramente un contributo importante che in momenti così particolari della nostra economia rappresenta un sostegno per le famiglie e che può essere spendibile per i ragazzi sia ai fini dell'acquisto dei libri di scuola, sia per i trasporti o comunque per qualsiasi necessità, anche per l'acquisto di notebook, di tablet, che negli ultimi tempi sono stati assolutamente necessari per ciascuno di loro. Soddisfatti naturalmente gli studenti premiati, soprattutto perché si sono distinti nello studio in un periodo così difficile come quello del Covid.